Mi unisco ovviamente ai ringraziamenti che i miei colleghi hanno già formulato al sindaco, al consiglio comunale, ai nostri dirigenti, funzionari, personale, staff, senza dei quali ovviamente, senza il cui lavoro competente, appassionato, generoso, al di là anche degli obblighi e dei doveri di ufficio, per ciò che mi riguarda questo rendiconto non sarebbe stato neanche immaginabile. Ringrazio quelli che di voi avranno la pazienza e la benevolenza di ascoltare queste che sono alcune considerazioni, lo sviluppo di alcuni appunti. Anch'io mi farò responsabilmente carico di inviare ai colleghi consiglieri, per la verità sottolineo un PDF elettronico, perché diciamo, per non fare danno all'ambiente, questo lo dico con tutta la modestia necessaria, ma se avessimo dovuto, se dovessi trasmettere una carta stampata, diciamo, delle migliaia e migliaia di iniziative, eventi, incontri, concerti, manifestazioni, iniziative fatte con tanti partner, con la rete delle associazioni, col sistema delle istituzioni culturali, insomma avremmo procurato veramente un danno all'ambiente, ci vorrebbe diciamo un costo considerevole, quindi spero che possiate poi leggere quello che manderò. Queste sono alcune considerazioni che spero possano poi favorire un confronto critico, cercando di fare comprendere quali sono state le motivazioni, le finalità, le strategie, la visione con cui abbiamo cercato di esercitare questa delega così importante, così prestigiosa, cultura e turismo della città di Napoli, una delle più grandi capitali della cultura universale. E quindi, insomma, qualche brevissima considerazione. Vorrei, se mi permettete, fare all'inizio una dedica, cioè vorrei dedicare questo rendiconto a Gerardo Marotta, che di questi tempi un anno fa ci lasciava. Ovviamente io penso che sia stato uno dei più grandi napoletani, uno dei più grandi italiani, uno dei più grandi europei del Novecento. E ovviamente al suo impegno, alla sua ispirazione abbiamo cercato di riferirci, di trarre appunto stimoli per la nostra attività. Da quando, tra le altre cose, ecco, mettemmo insieme una targa lì alla Basilica del Carmine, dove giacevano anonimi i resti dei patrioti della Repubblica Partenopea del 99, e lui volle che scegliessimo come frase da porre in quella lapide, da scolpire in quella lapide che poi abbiamo apposto, appunto un tratto, insomma un pensiero tratto da un discorso di Nicola Fiorentino ai giovani cittadini studiosi della Repubblica, in cui Nicola Fiorentino sollecitava, rivolgeva un monito a quei giovani cittadini studiosi perché nel loro cuore non prevalesse mai quel mostro divoratore delle repubbliche che è l'egoismo. Ecco, io non so immaginare altro per il lavoro, diciamo, per la politica culturale di un'amministrazione in particolare di questa città, se non esattamente questo. Rivolgerci ai nostri cittadini, in particolare ai nostri giovani, perché in un momento di così drammatica crisi, di una crisi così profonda che attraversa il mondo globalizzato, il nostro paese e anche le difficoltà che ha attraversato la nostra città, potessero essere affrontate con generosità civica, con passione civile, con voglia di ricostruire relazioni. E io penso che la forza di Napoli, quella che è stata in questi anni la sua forza turistica, la Napoli del sold out,
come adesso si dice, dal punto di vista delle strutture ricettive, io credo che sia stata la sua grande forza culturale. Faccio qualche riferimento ai dati, ovviamente, come sempre è giusto in relazione, diciamo, a proposito del turismo. I dati del 2016 sono dati della Banca d'Italia riferiti ai soli turisti stranieri, quindi ovviamente un settore molto limitato e soprattutto una rilevazione molto limitata, cioè i turisti stranieri che usano la carta di credito, diciamo così, quindi lasciano una tracciabilità. Sappiamo che questo ovviamente non tutti usano la carta di credito, a Napoli non è sempre, purtroppo ancora, sempre possibile usare la carta di credito anche per tanti servizi, cosa che è una, ecco, in un rendiconto bisogna partire da ciò che si è fatto, ma il mio obiettivo è tenere un giusto equilibrio tra ciò che si è fatto e ciò che resta da fare, ciò che dobbiamo fare, che è sempre la parte poi più importante. Diciamo, ciò che è fatto, adesso l'importante è, partendo da quello che si è fatto, lavorare per ciò che bisogna fare. Allora, nel 2016 l'Italia ha avuto un incremento di presenze turistiche straniere, cioè provenendo da altri paesi non, della comunità e del mondo, del 15%. Napoli ha avuto un incremento del 49%. I pernottamenti nel nostro paese nel 2016 di turisti stranieri in Italia abbiamo avuto un più 6%, Napoli ha avuto più 33%. Per quanto riguarda la spesa, cioè quanto hanno speso, la spesa tracciabile dei turisti, oltre delle altre parti d'Europa e del mondo che sono venuti a Napoli, l'Italia ha fatto un significativo più 13%, Napoli ha fatto più 35%. Questo era già accaduto nel 2015, nel 2014, nel 2017, tra poco potremo cominciare ad avere i dati, ma chiunque camminava per Napoli, e questi sono i riferimenti che ci danno tutti gli operatori che lavorano nel settore del turismo, questi dati, diciamo, del 2016, che erano già un record, che dimostravano già che Napoli era parte fondamentale della ripresa turistica dell'Italia, questi dati nel 2017 sono stati ulteriormente, tra virgolette, stracciati. Cioè sono stati, e non stiamo parlando ovviamente di tutta quella enorme parte di presenze, di tracciabilità economico-finanziaria che non si può fare da questi dati qui, che bisogna avere ovviamente strumenti analitici. Quindi questo ci dà la dimensione di quello che è accaduto in questi anni dal punto di vista economico, sociale e del reddito nella nostra città. Qualcuno sostiene che, io dico ovviamente, ritorno a sottolineare che questo è dovuto secondo me alla forza culturale della città, non solo al suo grande patrimonio storico-culturale, ma al fatto che Napoli è attualmente, nel presente, ho fatto l'esempio di Gerardo Marotta, ed una delle più grandi imprese culturali e prestigiose imprese culturali che siano state condotte in Europa, che ha avuto riconoscimenti in ogni parte del mondo, che ha fatto guardare alla grande tradizione di Napoli e della sua universale cultura con ammirazione. Ecco, la Napoli vivace, vitale, culturalmente vitale e creativa, attraverso la sua letteratura, il suo teatro, il suo cinema, ma anche attraverso il linguaggio, il lessico che Napoli ha parlato in questi anni. Perché noi abbiamo parlato come città il linguaggio della pace, dei diritti, dell'integrazione, dell'accoglienza, della multiculturalità, del dialogo interreligioso. Cioè abbiamo parlato un altro linguaggio che dal punto di vista culturale ha attratto interesse e attenzione e rispetto da parte di tanti e tanti in ogni parte della del nostro paese e della nostra Europa. Qui
farò una breve precisazione, però vorrei partire da una considerazione. Tutti, diciamo, c'è una tesi un po' maliziosa, chiamiamola così, che dice che invece tutto questo sarebbe accaduto grazie al terrorismo, grazie all'ISIS. Quindi le tensioni geopolitiche che hanno impedito che alcune aree di particolare interesse turistico venissero frequentate hanno fatto sì che Napoli avesse il boom turistico, diciamo così. Mi permetterete di dire che questo è, uso un linguaggio sobrio, istituzionale, è un cattivo sillogismo. Cioè non è detto che tutti quelli che non andavano lì dovevano per forza venire qui. Cioè dal non andare lì e venire qui c'erano altre migliaia e migliaia di mete possibili. È un cattivo sillogismo, è come se noi dicessimo tutti, per parafrasare, diciamo, il sillogismo più famoso di Aristotele, diciamo, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un mortale, tutti gli uomini sono Socrate. È come se noi dicessimo Napoli è una meta turistica, i turisti vanno nelle mete turistiche, tutti i turisti vengono a Napoli. E no, mi spiace, non funziona. La logica non funziona con queste, con questa conseguenzialità, diciamo, è un cattivo sillogismo. I turisti vengono a Napoli per a queste ragioni che sommariamente ho cercato di dirvi. Questa tesi serve, secondo me, non è solo, ovviamente viene usata per dire che poi alla fine in tutto quello che è accaduto il comune non c'entra nulla, non ha nessun merito, diciamo sostanzialmente, tra virgolette, permetto di dire, è una tesi politica alla quale io rispondo, non avremmo fatto nulla, ma perlomeno abbiamo portato fortuna, diciamo, quindi, almeno con i debiti scongiuri, diciamo. La verità è un'altra, se uno... no, invece ci siamo mossi moltissimo e credo anche bene, ma soprattutto si sono mossi con noi tanti e tanti operatori, tanta gente che ci ha creduto. Se voi vedete, sempre per stare ai dati, se voi vedete, li vedete anche fisicamente nei tratti somatici, innanzitutto Napoli è piena di giovani viaggiatori, e il 70% dei turisti che sono venuti a Napoli, che ci hanno scelto per il loro viaggio, hanno titoli di studio medio-alti, cioè sono viaggiatori colti, che costruiscono il loro viaggio spesso in modo individuale, sui social, attraverso i canali che oggi più si usano, cioè TripAdvisor, che ne so, Booking, i canali social, non facciamo pubblicità. Qui sono viaggiatori che scelgono Napoli perché a loro quelli non sono i viaggiatori embedded, cioè quelli messi nei gruppi e portati, diciamo, tra virgolette, cosa nobilissima e giustissima, diciamo così, ma sono quelli che invece sono mossi dal desiderio, diciamo, io dico da un desiderio di conoscenza, sono interessati a questa metropoli, appunto, che parla questo linguaggio particolare in questi anni difficili, parla di queste idealità, di questo modo di essere anti-globalizzazione, parla della sua autenticità, delle sue vocazioni, della complessità e delle contraddizioni di questa città, ma parla questo, trasmette questi messaggi. Questo credo abbia portato appunto tanti positivi risultati. Faccio un altro esempio, diciamo, come vedete cerco di non parlare del lavoro solo dell'amministrazione, io so benissimo che tanto dipende da tanti fattori, per esempio si parla ovviamente del lavoro che stanno facendo adesso i musei statali, ma diciamo i musei statali si avvalgono, come riconoscono gli stessi direttori dei musei statali, della forza della città, cioè, sono queste sinergie, diciamo così, che si stanno determinando, virtuose, che si stanno costruendo, che si stanno mettendo, questo sforzo che impegna tanti appunto a fare questo che è una pagina positiva della nostra città. Questo sia vero, mi permetto di testimoniarlo da un altro versante. Come sapete,
che siano giovani visitatori, soprattutto che attratti, diciamo, da questi elementi che connotano l'identità, l'anima di questa nostra città, alcuni dei più grandi vettori aerei che fanno viaggi low cost negli ultimi anni hanno scelto, hanno aperto tantissime nuove rotte sulla nostra città, fanno scalo a Napoli. Io vi posso raccontare, se vi interessa, io andai al, una delle prime cose che feci come assessore, andrai alla BIT prima dell'Expo per cercare, appunto, si profilava l'Expo, volevamo cercare di inserirci, diciamo, in quella possibile occasione che si determinava. Organizzammo una bellissima serata in collaborazione con gli organizzatori della BIT, portammo i nostri bravissimi artisti, cose di eccellenza della nostra enogastronomia, che è un altro aspetto importante su cui poi per qualche secondo, nei brevi cenni, cercherò di dire qualcosa. Io vi assicuro che allora non ci volle incontrare nessuno, qualcuno che venne, venne per cortesia, perché l'immagine della città allora era solo quella, rifiuti e camorra. Oggi io sono un assessore, ho questa fortuna, diciamo, sono un assessore corteggiato, diciamo. Gli operatori culturali, gli artisti, gli organizzatori di mostre e così via vengono a proporsi. Io prima dovevo andare, diciamo, in giro per dovunque per cercare di costruire qualche iniziativa e qualche rapporto. E devo dire che, ecco, se mi fate nel rendiconto dire alcune cose di cui vado particolarmente orgoglioso per il lavoro che stiamo facendo, beh, io vorrei ricordare quello che è accaduto a Forcella. Ieri ho passato lì la giornata con i bambini, in quello spazio che era uno spazio abbandonato, chiuso, dove è nata l'esperienza di Giannino Durante, dove abbiamo costruito uno dei centri di una rete di cultura e di solidarietà, anche quella che parla a tutta l'Italia, con la biblioteca Annalisa Durante, con tutto il lavoro che si fa lì. Oppure alla Casina Pompeana, dove c'è questo gioiello, dove c'è l'archivio sonoro della canzone napoletana, che era chiuso, addirittura si voleva portare a Milano, che adesso abbiamo lì, ed è diventata la casa della canzone napoletana, dove tanti e tanti vanno, è a disposizione di tutti quelli che vogliono, appunto, fare rappresentazioni di canzoni classiche napoletane, e spettacolo da offrire ai cittadini e dai turisti. Almeno io sto parlando sempre di tutte queste cose che accadono con scarsissime risorse, anche se devo dire che se solo stiamo alla tassa di soggiorno, noi siamo passati dagli scarsi 3 milioni di qualche anno fa a quest'anno, dove la tassa di soggiorno credo tranquillamente potrà essere, a parte ciò che è già stato accertato, che gira intorno ai 7 milioni, ma io credo che si può fare ancora, diciamo, di più, soprattutto se riusciremo a cambiare alcune normative di carattere nazionale e regionale che tengono fuori dalla tassa di soggiorno invece un potenziale di base imponibile che secondo me va appunto ricavata. Ma insomma, vorrei parlare della musica, vorrei parlare del museo civico che è diventato di tre piani del museo civico, che abbiamo arricchito facendo una cosa semplicissima, prendendo le opere d'arte che erano il primo a metterle a disposizione, è stato il sindaco, da quelle della sua stanza, abbiamo preso le opere d'arte che erano negli uffici, nelle stanze degli assessori, nelle stanze anche del segretario generale, e le abbiamo fatto una delle pinacoteche dell'Ottocento e dei primi Novecento più belle che c'è in Italia. La Cappella Palatina, che è diventata sede espositiva, insieme con Databank, adesso il museo civico ha un supporto di audioguide multimediali in numerosissime lingue, compresi il cinese. Io vi faccio leggere le lettere, vi manderò le lettere degli tour operator cinesi, che ci ringraziano perché siamo una delle poche strutture museali, e il maschio angioino, quindi vi ho detto la tassa di soggiorno, ma tutti gli spazi della cultura,
dal PAN che nel 2011 credo facesse 5.000 visitatori, oggi siamo oltre 100.000. E il Maschio Angioino che ha superato il 500.000 di visitatori e ha incrementato, ma tutti questi, i nostri spazi della cultura hanno incrementato, sono, portano risorse all'ente. Nonostante noi riusciamo a garantire, come voleva Gerardo Marotti, ma come sta scritto, se voi andate a Londra, sulla Tate, la più grande, o i musei a Londra, la capitale del neoliberismo e della finanza globale, i musei sono gratuiti e vivono grazie alle donazioni, anche le donazioni dei privati. Diciamo, qui forse un po' i nostri imprenditori, i nostri privati, i nostri, potrebbero anche interrogarsi, oltre che a chiedere sempre al comune cosa giusta, sacrosanta e immancabile, vorrebbe anche da chiedersi perché non si danno un po' da fare per trovare e dare risorse a questo grande impegno culturale, a questa vera e propria rivoluzione che sta accadendo nella nostra città dal punto di vista culturale. Perché noi nonostante tutto riusciamo, nonostante la Corte dei Conti, il piano di assestamento, non so, noi riusciamo a garantire la gratuità per centinaia e centinaia di migliaia di cittadini, sia nel proporre la loro offerta culturale, sia nel dargli un'offerta culturale. E penso che questo sia un miracolo. Va bene, qualche primato da questo punto di vista, penso, che ne so, al coro più grande del mondo, a Piazza del Plebiscito, o all'illuminazione del colonnato che si muove in sincronia quando abbiamo fatto e facciamo ogni anno il concerto dei 21 pianoforti, che è uno dei più grandi eventi, diciamo, un primato anche quello. O al fatto che Napoli è diventata il più grande set cinematografico d'Italia. E se leggete i titoli di coda, cosa ovviamente nessuno fa mai, diciamo, però potete trovare lì ringraziamenti all'assessorato, al comune, al sindaco e all'ufficio cinema del comune. Noi facciamo un grande servizio di accompagnamento a tutti questi che... E adesso sta per nascere, tra poco vedrà la luce, la Casa del Cinema, dove amplieremo questa nostra capacità e possibilità. Oppure le librerie, abbiamo visto che il nostro è un turismo giovanile e colto, abbiamo trasformato le nostre librerie storiche in infopoint turistici, così i nostri librai, i nostri giovani possono dialogare, offrire, perché parlano anche le lingue per fortuna, e offrire indicazioni e vabbè, insomma, la finisco qui, diciamo, da questo punto di vista. Ovviamente la cosa più importante che secondo me è accaduta in questi anni è il fatto che abbiamo conseguito il titolo per il nostro teatro stabile di teatro nazionale, lo status di teatro nazionale, portando a compimento e in funzionalità il Teatro San Ferdinando e adesso anche il Teatro Mercadante, diciamo. Questo in collaborazione con tanti altri, con la Regione, sia con la Regione quando c'era Caldoro, con l'assessore Miraglia, con cui abbiamo lavorato su tante cose, e spero adesso che si possa migliorare anche la collaborazione in questa fase, diciamo, con la Regione di De Luca, diciamo. Abbiamo fatto una gara per acquistare oltre 200.000 euro di libri per le nostre biblioteche municipali, però vorrei dire questo, l'ultima cosa che voglio dire e la finisco, diciamo, come vedete cerco di essere breve, diciamo. Tutto questo è un lavoro per stare sempre a Marotta, diciamo, per contrastare le due città. Questa città è stata sempre due città. La città, diciamo, dell'élite, dei colti, e la città dei semplici, della gente comune. Ma oggi è più di due città, è più città, e le divaricazioni e le gerarchie territoriali con la crisi si sono accentuate, si sono moltiplicate. E quindi la cultura è il principale strumento di ricostruzione di comunità che noi abbiamo.
E questo è l'obiettivo. E in più adesso dobbiamo stare attenti. È l'altro paradosso che mi trovo a vivere come assessore. Quando, all'inizio, diciamo, ci avvertivano i primi segni, ma i turisti, insomma, erano ancora una rarità. Adesso noi abbiamo addirittura un altro rischio, quello della gentrificazione, come si dice in linguaggio tecnico. Cioè dobbiamo fare di questo turismo un turismo sostenibile, che non snaturi e non svuoti e non colpisca socialmente, diciamo, in particolare il centro storico di Napoli. Questo rischio c'è, e anzi forse già in atto, perché, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati per questa nuova fase, poi vi manderò anche il programma del 2018, non voglio perdere altro tempo, questo è un rischio che è già in atto. Perché? Perché purtroppo vi sono alcune normative sbagliate di impronta neoliberistica. Quando io, tra i tanti demeriti, una delle cose di cui penso di avere merito è anche la legge regionale che facemmo sui bed and breakfast. Quando facemmo la legge regionale sui bed and breakfast era obbligatoria la residenza ed era un modo per aiutare il reddito di chi, il reddito delle persone che aprivano questa attività extraalberghiera, questa attività ricettiva, ed era un modo per aiutarli a rimanere lì, cioè a stare lì, a integrare il reddito per poter rimanere lì e resistere alla rendita urbana. Purtroppo è una direttiva europea e le norme regionali che sono seguite si sono adeguate a questa direttiva. Oggi basta avere la residenza nella città e puoi aprire quando i bed and breakfast vuoi tu. Quindi è cambiata la natura, diventa un'attività imprenditoriale e quindi andrebbe normale. Innanzitutto io sono contrario che questo accada, diciamo. Bisogna trovare gli strumenti giuridici che questo non accada. Bisogna salvaguardare le botteghe storiche. Cioè la nostra forza, quello che ha fatto la nostra forza di città, come dire, la sua autenticità, la sua vocazione, la sua complessità sociale, le sue tradizioni di artigianato, le sue tradizioni di artigianato artistico, insomma tutto questo è per noi preziosissimo, non possiamo disperdere, non possiamo diventare una vetrina globalizzata. Lo dico io come sapete ho fatto, intesa ovviamente col sindaco e con tutte le categorie, abbiamo fatto una grande esperienza con Dolce Gabbana 2 anni fa quando abbiamo dato la cittadinanza a Sofia Loren. Era un momento importantissimo perché quel nome Napoli, quel marchio, quel tra virgolette brand, come si dice con questi orribili tecnicismi, diciamo, anglosassoni, Napoli, cioè come sapete, noi partivamo dal fatto che si metteva la cosa, questa cosa non è stata fatta a Napoli o non è stata coltivata a Napoli, non è un prodotto dell'agricoltura napoletana, diciamo, questa è la fase che abbiamo passato. Quindi avere una grande griff, tra virgolette, internazionale che sceglieva Napoli e a seguire ne sono venute a decine. Cioè Napoli è diventato un brand che si spende per rendere appetibile un marchio, diciamo addirittura del, tra virgolette, del lusso sofisticato, diciamo, che è una cosa importante, ma io voglio dire, pur vedendo questo aspetto, vedo invece l'altro aspetto, è quello per noi fondamentale. Ed è l'ultima cosa che voglio dire, e mi scuso per la lunghezza. Guardate che proprio perché sta accadendo questo, noi c'è una cosa su cui, su preciso impulso del sindaco, non siamo più disposti a transigere con nessuno: il rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare dei nostri giovani lavoratori che lavorano nel turismo. Qualche anno fa si poteva anche dire, va bene, siamo in una situazione, ci poteva essere un alibi nella situazione socialmente esplosiva e quindi un po' di lavoro, come che sia, era meglio che niente. Oggi non è più così. Oggi le imprese che fanno turismo a Napoli fanno profitti e fanno fior di profitti e quindi bisogna che tutta questa ricchezza venga distribuita equamente e aiuti i nostri giovani a rimanere nella nostra città con la loro passione, con la loro intelligenza e con la loro competenza. Grazie.